Ciao a tutti da Vittorio, voglio fare una riflessione importante, un video diverso dal solito, che lo so che non essendo di calciomercato non attirerà molto l'attenzione, ma spero che vogliate seguire e vedere questo video fino alla fine, perché secondo me c'è un'analisi importante da fare. Nicolò Armini ha lasciato a titolo definitivo la Lazio e è andato al Potenza. Allora, chiariamo subito, Nicolò Armini non è Alessandro Nesta, ma è un prodotto del vivaio Lazio che è stato gettato via senza neanche provarlo. Ripeto, non è Alessandro Nesta, anche perché di Nesta, secondo me, nei prossimi 50 anni non ne vedremo mezzo. Cambiato completamente il metodo di allenamento a livello giovanile, non si insegna più certi movimenti, certe marcature, eccetera, e quindi secondo me avere un altro Nesta sarà impossibile. Però Nicolò Armini è un giocatore che nel settore giovanile della Lazio ha fatto molto bene. Era uno dei prodotti più interessanti della Lazio, a cui però la società non ha dato praticamente la minima possibilità. Ripeto, non stiamo parlando di un campione, però di un giocatore molto interessante che con l'allenamento, soprattutto con la possibilità di giocare la domenica, poteva crescere tanto. E invece non gli abbiamo dato questa possibilità. Non è che eravamo come nella gestione Gragnotti, che davanti c'ha Iniesta, Mihajlovic, Couto, ma quando cavolo può giocare un difensore centrale giovane? Nella Lazio, se togliamo lo scorso anno, la difesa centrale non è mai stata incredibile. Abbiamo fatto giocare Patrick, Luis Felipe, Gentiletti, eccetera, eccetera. Insomma, non è che avesse davanti dei mostri sacri che dici non puoi giocare. La Lazio non gli ha mai dato la possibilità. E questo, secondo me, è un fatto grave. E Armini, secondo me, è solo un esempio. Perché io adesso sto parlando di Nicolò Armini, ma ci sono tanti altri calciatori provenienti dalla primavera della Lazio che hanno fatto bene, che non hanno avuto la minima chance in prima squadra. La minima chance. Sono stati gettati via come se fossero, non so, scaduti, come se fosse immondizia. E questo è un danno non solo per il calciatore, ma anche e soprattutto per la società sportiva, perché Armini ti è costato zero. È un giocatore che tu puoi crescere e che magari se lo fai giocare in prima squadra lo puoi anche rivendere a un prezzo importante. Io adesso non so quanto la Lazio l'abbia venduto al Potenza, ma non credo tantissimo e quindi è anche un danno economico. E poi c'è un altro punto di domanda importante, perché qualcuno mi può dire, vabbè, Armini non ha mai dimostrato niente, perché doveva giocare? Voi ditemi perché la Lazio è andata a prendere Kamenovic e non ha dato spazio a Nicolò Armini. Voi mi direte, abbiamo fatto un favore a Milinković Savić. Sì, abbiamo fatto un favore a Milinković Savić e vedete com'è finita. Mister Gente è andato via, la Lazio poteva incassare 80 milioni vendendolo l'anno prima e invece ci siamo accontentati di 40. Abbiamo fatto bene a fare un favore a Milinković Savić? No, Kamenović è ancora in rosa della Lazio, è un peso, è un esubero. Potevamo tranquillamente dare spazio a un giovane come Nicolò Armini. E poi c'è un'altra cosa, perché io ho detto che Armini non è Alessandro Nesta e lo ripeto. Però, andando a vedere un po' il suo curriculum, ha giocato nella nazionale under 15, nazionale under 16, nazionale under 18, nazionale under 17, under 19 e under 20. Che significa questo? Sicuramente non parliamo di un giocatore scarso, perché se tutte queste nazionali italiane lo hanno convocato, qualcosa in Armini l'avranno visto. Mi volete dire che il papà di Armini ha pagato tutti questi allenatori della nazionale per farlo giocare? Assolutamente no. Se un ragazzo viene convocato ripetutamente in ogni categoria nazionale, qualcosa in lui hanno visto, qualcosa in lui c'è. E allora non riesco a capire perché in nazionale under 17 ha fatto 22 partite e con la Lazio neanche uno. Calcolate che Kamenovic ha giocato più minuti nella Lazio di Nicolò Armini. Già questo deve far riflettere, già questo deve farvi capire che c'è un errore di fondo. Giocatore proveniente dal tuo settore giovanile, perché dai spazio a Kamenovic e non ad Armini? Calcolate che Armini, andando a vedere, ha giocato solamente nella stagione 2018-2019, dove ha giocato 43 minuti, neanche un tempo. E di questi 43 minuti, solo contro Bologna e perché si fece male Luis Felipe, giocò una bella parte, 37 minuti, nel suo ruolo, ovvero difensore centrale. Altrimenti, se
è stato schierato terzino destro nel centrocampo a 5, lui che nasce difensore centrale. Insomma, non gli è mai stata data, anche in quei pochi minuti in cui ha giocato con la Lazio, la chance di giocare. E questo è un duplice errore. Uno, perché una volta che c'hai un buon prodotto del tuo vivaio, lo devi sfruttare, lo devi far crescere. E due, perché ci perdi dal punto di vista economico. Guardate la Roma. La Roma quest'estate ha venduto tanti giocatori provenienti dal settore giovanile. Ecco, Armini non deve diventare per forza la colonna portante della Lazio, ma se tu lo fai giocare, se tu gli dai spazio, magari dopo 2 anni arriva l'Ajax, arriva un'altra squadra e tu lo puoi vendere a 5, 6, 7 milioni di euro e farci cassa per andare a prendere un altro giocatore. Però, se fai così, ci rimetti. E ripeto, Armini è solo uno dei tanti. Pollace. Se voi prendete la Lazio, l'ultima Lazio campione primavera, ragazzi, nella rosa della Lazio c'è solo Danilo Cataldi. L'altro era Thomas Stracoscia. Tutti gli altri mandati via. Tutti gli altri via. Keita è stato l'unico degli altri due che ha avuto un po' di carriera. Poi Keita, secondo me, ha sbagliato lui, delle scelte sbagliate, eccetera, gli sono costate tante. Ma in quella squadra c'erano tanti giocatori che potevano fare bene. Adesso, ripeto, non dico che sarebbero stati da Champions League, ma li potevi sfruttare decisamente meglio. Pollace era il capitano, a me piaceva tantissimo. C'erano tanti Germoni, Greco, eccetera, tanti giocatori che non hanno fatto niente. E secondo me gran parte della colpa è della Lazio che non è mai riuscita a farli crescere, metterli in una squadra dove potessero giocare o dargli spazio anche nelle file della Lazio, perché poi, ragazzi, siamo onesti, la Lazio ha avuto tante stagioni dove le cose non andavano bene, dove magari anziché mettere Parolo terzino destro potevi far giocare un giovane, anziché mettere Parolo difensore centrale potevi far giocare Armini. Ecco, è una serie di cause che fanno sì che un giocatore interessante come Nicolò Armini vada sprecato, vada regalato a un'altra squadra senza che abbia avuto la minima chance. Perché se Armini avesse fallito, va bene, ti abbiamo dato lo spazio, tu non hai reso e allora ti diamo via. Ma la realtà è che questi calciatori non hanno fallito perché non hanno neanche provato, non hanno avuto la minima chance, minima chance. E ripeto, questo è un capitale importante, a parte il ragazzo che, essendo cresciuto alla Lazio, è sempre stato attaccato a questi colori. Ah, apro una parentesi. Qualcuno sui social negli ultimi anni ha provato a dire che Armini era tifoso della Roma, ma è diventato della Lazio solo perché ha giocato nella Lazio, per questo erano contro Armini, eccetera. Nella Roma è uscito fuori Alessio Romagnoli, sappiamo tutti per chi tifa Alessio Romagnoli. Nella Roma è uscito fuori Luca Pellegrini, sappiamo tutti di che squadra tifa Alessio Pelle Luca Pellegrini. Se il giocatore è forte, una squadra lo fa uscire anche se tifa la squadra opposta, anzi sarebbe stupido non farlo, no? È un prodotto, la Roma ha fatto i soldi con Romagnoli, ha fatto i soldi con Pellegrini, fosse stato della Roma Armini, la Lazio ha tutto il dovere di farlo uscire lo stesso, di farlo giocare in prima squadra per poi rivenderlo e anche se fosse stato la Roma, si avrebbe incassato i soldi. Chiusa parentesi. Questo è un problema grave. Adesso, gli ultimi anni è un discorso a parte perché onestamente la Lazio ha avuto pochi giocatori validi, anche se Crespi secondo me è un giocatore interessante, eccetera. Però nella gestione dello Tito sono usciti pochissimi giocatori dal settore giovanile per colpa sia di direttore sportivo, secondo me non in grado di valorizzare i nostri giovani, ma anche perché lo Tito non ha mai messo pressione agli allenatori, penso soprattutto a Reia, ma a tanti altri allenatori che non hanno mai dato spazio ai giovani, per dare spazio a un giovane che, ripeto, non è che dovesse diventare Nesta o Zidane, però sarebbe stato un giocatore utile in rosa a costo zero che ti poteva rendere tanto, anche perché magari tifoso della Lazio e quindi in campo poteva dare ancora di più. Abbiamo sprecato 3 milioni di euro su Kamenovic, potevamo decisamente dare più spazio ad Armini anziché buttare i soldi su Kamenovic. E io cito Kamenovic, ma ci sono tantissimi esempi di calciatori comprati dalla Lazio che hanno solo rubato spazio facendo pessimo rendimento. Kamenovic è ovviamente il più ovvio, ma ne potremmo parlare di altri, Musacchio, eccetera, eccetera. Ecco, secondo me questo è un errore grave della Lazio, gestione Lo Tito. Stiamo buttando quei pochi giocatori buoni che escono dalla primavera, così fra 3-4 anni magari Armini tornerà su come tanti altri giocatori e noi ci pentiremo perché Armini magari sarà venduto non so a che squadra e la Lazio poteva fare una plusvalenza importante o avere in rosa un giocatore forte. Ecco, questo è il mio pensiero, voi che ne dite, scrivetelo nei commenti qua sotto e ditemi se ho ragione o meno.
Ovviamente io parlo di Armini perché la notizia è di ieri, ma ripeto, gli esempi ce ne abbiamo tantissimi, veramente tantissimi.